Molti smartwatch permettono di impostare le zone di allenamento cardio partendo dalla propria frequenza cardiaca massima. Premetto che io consiglio di allenarsi col passo al chilometro, però in tante situazioni può essere un dato utile. Sicuramente è un punto di partenza per un principiante per capire come sta lavorando il cuore. Esistono diversi test per calcolare la frequenza cardiaca massima e sono quasi tutti piramidali. L'atleta verrà fatto correre a un'intensità sempre crescente fino al massimo pompaggio del cuore. Possono essere eseguiti sul tapis roulant, sul cicloergometro, sul campo, in strada, in pista, in salita. Oggi vi parlo del test di Bruce. Si esegue su un tapis roulant con pendenza variabile. È un test a stadi. Alcuni preparatori ne fanno 7, alcuni 10. Possono variare pendenza, velocità e anche il tempo di ogni stadio. Ma il concetto non cambia. Una versione facile a 7 stadi prevede un riscaldamento a 2,7 km orari con una pendenza del 10%. Ogni 3 minuti si alza di 2% la pendenza e la velocità di 1,4 km. Il test si conclude quando il corridore non è in grado di correre allo step successivo.